Torna come ogni settimana l'appuntamento con il Calcio a 5, la rassegna del Calcio a 5 Mondo Futsal, che poi potete seguire quotidianamente attraverso mondofutsal.net e attraverso youtube.com/mondofutsaltv. È la 21esima puntata, questa settimana parleremo di Serie A, B, C1, C2 e Serie D come al solito. A tra pochissimo per la ampia panoramica. Iniziamo dunque dalla Serie A e dalla sconfitta per 3-1 del Rapido Latina Calcio 5 in quel di Ferrara, nella tana della Caos Futsal. Dunque una partita che era iniziata bene per i nerazzurri di Basile, visto che Lara aveva firmato il gol del vantaggio e addirittura poi un doppio palo per i pontini, ma allo scadere della prima frazione il pareggio siglato da Kakà. Assoluto protagonista del match anche nella ripresa, riesce infatti a approfittare di un errore di Avellino con il portiere di movimento dei nerazzurri e a siglare il sorpasso e poi definitivo 3-1 ancora ad opera di Kakà. Nel prossimo turno, appuntamento da non fallire, autentico match point per la salvezza per la squadra di Latina, che avrà a disposizione dunque la possibilità di giocare al Pala Bianchini contro Napoli, reduce da un prezioso successo contro la corazzata Asti. Con l'aiuto della grafica di Marco Dell'Orco andiamo a vedere dunque cosa è successo in questa giornata, ricordando che il turno di riposo spettava al Fabrizio Corigliano. Dunque Alter Ego Luparense Lazio 8-1, Caos Rapido Latina 3-1, Napoli Asti 2-1, Real Rieti Città di Sesto 3-1 e infine il 3-3 tra Acqua e Sapone e Pescara. La situazione di classifica vede in testa Alter Ego Luparense a quota 32, 29 punti per Pescara e Asti e Real Rieti, 27 per il Caos, 26 per la Lazio, poi Acqua e Sapone 25, Fabrizio Corigliano 18, Rapido Latina 16, Città di Sesto 14, Napoli 13 punti. Il prossimo turno riposerà la Lazio e si affronteranno Acqua e Sapone e Real Rieti, Asti, Pescara, Fabrizio Corigliano Caos, Città di Sesto Alter Ego, Rapido Latina contro Napoli. In Serie B si registra la sconfitta per la formazione della Virtus Fondi nella delicata e difficile trasferta nella tana del Perugia Calcio a 5. Prosegue comunque la serie di buone prestazioni per i fondani di Mister Rosigna. In rete per i rossoblù sono andati Wagner e Triolo. Nel prossimo match, l'ultimo in assoluto della stagione regolare, i fondani se la vedranno al Palasport di Fondi contro la squadra vincitrice del girone, la capolista Olympus, che nell'ultima gara ha regolato in casa il Porto San Giorgio con il punteggio di 4-2 e che approderà con pieno merito in Serie A2. I risultati: un pirotecnico 11-10 per il Civitanova sul campo dell'Atalante Grosseto e poi il Foligno che batte l'Ardenza Ciampino 5-4, l'Olympus che regola il Porto San Giorgio 4-2, il Perugia che ha la meglio sulla Virtus Fondi e a seguire Prato Rinaldo Futsal Aprotino 8-5, San Giorgese Nursia Calcio 5 6-12. La classifica: in testa Olympus a 49 punti, Nursia Calcio a 5 42, Prato Rinaldo 41, Futsal Aprotino 40, Porto San Giorgio 39, Ardenza Ciampino 32, Perugia 27, Atalante Grosseto 26, Virtus Fondi 24, Foligno Calcio a 5 19, Civitanova 7, chiude la San Giorgese a 2 punti. Il prossimo turno: Porto San Giorgio Atalante Grosseto, Civitanova Foligno, Virtus Fondi Olympus, Futsal Aprutino Perugia, Marana Nursia Calcio a 5 Prato Rinaldo e Ardenza Ciampino contro San Giorgese. A
Passiamo dunque alla Serie C1 e parliamo della brutta sconfitta per la Eagles Aprilia, battuta in terra ciociara dal Città di Paliano con il punteggio di 6-1. Non è bastato il gol di Pintilie per limitare i danni per la formazione pontina, che nel prossimo turno affronterà tra le mura amiche il del Meucci, la seconda forza del campionato, la Virtus Palombara, che nell'ultimo incontro ha vinto in esterna ai danni dell'Active Network. Vediamo com'è andata. La Virtus Palombara ha espugnato il campo dell'Active Network 4-3, stessa cosa ha fatto l'Albano sugli anni 9 Ciampino 2-0, 1-1 nel derby di Civitavecchia tra Atletico e Civitavecchia. Come detto, il Città di Paliano ha battuto 6-1 la Eagles Aprilia, 6-0 per la Capitolina Marconi, vittoria a tavolino sul Minturno, 4-4 tra Mirafin e Lido di Ostia e poi Castelfontana e Lazio Calcetto è terminata 9-6, mentre TCP ha perso in casa con il nuovo Atletico Fiorentino con il punteggio di 1-3. La classifica: Capitolina Marconi a 68 punti, Virtus Palombara 65, poi Lido di Ostia 61, Active Network 52, Nuovo Atletico Fiorentino 47, Anni Nuovi Ciampino 38, Città di Paliano e Real Castelfontana 37, 36 Mirafin, 35 Albano, 31 Atletico Civitavecchia, 30 Civitavecchia, Lazio Calcetto 27, Eagles Aprilia 19, TCP 16 punti. Il prossimo turno: Albano Atletico Civitavecchia, Capitolina Marconi TCP, Città di Paliano Mirafin, Civitavecchia Minturno, che naturalmente non si giocherà, Eagles Aprilia, Virtus Palombara, Lazio Calcetto, Anni Nuovi Ciampino, Lido di Ostia, Real Castelfontana, chiude Mirafin contro Active Network. È il momento della C2, di una vittoria pesantissima e importantissima nel derby per la Ginnastica Studio Fondi, che vince sul campo della Vis Fondi alla rinchiusa contro i Maidomi Cugini con il punteggio di 3-1. Dietro tengono testa le dirette inseguitrici a partire dal Velletri, che espugna il campo dell'ASC Pomezia, mentre l'Anzio Lavinio vince in casa contro la Rigo Cisterna pur soffrendo. Cade male lo Sport Country Gaeta in casa del Penta Pomezia, dando addio ai sogni di gloria. Vittoria importante fuori casa per la Connect, che espugna il campo del Real Podgora al termine di un pirotecnico 9-6 finale. Vediamo com'è andata in questa giornata. Velletri Corsaro sul campo del Pomezia Laurentum 6-3, Atletico Anzio Lavinio Vigor Cisterna 6-5, posticipata la sfida tra FC Cisterna e Città di Minturno Marina. Fortitudo Terracina perde in casa con lo Sporting Giovani Risorse 2-4, mentre il Penta Pomezia batte lo Sport Country Club 2-1. Come detto, la Connect spugna il campo del Real Podgora 9-6 il punteggio, mentre il Fondi si arrende alla Ginnastica Studio Fondi con il punteggio di 1-3. La classifica: Ginnastica 56, Velletri 53, Atletico Anzio Lavinio 50 e poi lo Sport Country Club a 48. Segue, dopo un autentico abisso, lo Sporting Giovani Risorse a 37 punti, 35 per il Penta Pomezia, 34 per il Real Podgora, 29 per l'FC Cisterna, 28 per la Visfondi e poi Vigor Cisterna 23, Connect 22, Fortitudo Terracina 17, ASC Pomezia Laurentum 16, Città di Minturno Marina 6 punti. Non potevamo non seguire il derbissimo di Fondi, allora andiamo a vedere il servizio confezionato per noi dalla redazione locale.
per la Serie D con il girone B fermo ci concentriamo sul primo raggruppamento, il girone A che vede la vittoria dello United in trasferta sul campo della Virtus Latina Scalo con il punteggio di 6-2 e con una cinquina di Di Giorgio. Anche la Fruzza Pomezia incamera i tre punti dopo una vincente match contro il Cittadini Anzio. 4-2 il risultato a favore dei pometini di Mister Selpietri. Importante vittoria del Flora 92 di Mister Stradini che si conferma la rivelazione della stagione battendo in casa la Cimil Latina Scalo. Pari tra Real Latina e PR 2000 Aprilia, mentre conquista il primo successo stagionale l'R11 ai danni di un dismesso Atletico Rocca Massima. 3 punti anche per il Dilettanti Falasche che regola il Libo Nettuno per 3-1 nell'ennesimo derby stagionale. Facciamo la consueta panoramica dei risultati. Dilettanti Falasche batte Libo Calcio 5-3-1, Flora 92 supera la Latina Scalo Cimil 4-1, 4-2 invece per la Fortitudo Fruzza Pomezia sul Cittadini Anzio. E finisce 6-6 la sfida tra Real Latina e PR 2000, mentre 11-2 l'R11 batte l'Atletico Rocca Massima e 6-2 lo United Aprilia espugna il campo della Virtus Latina Scalo. Riposa in questa giornata il Lele Nettuno. Continua il testa a testa in vetta con lo United Aprilia 54 e la Fortitudo Futsal Pomezia 51 e poi staccatissima la Latina Scalo Cimil a 40 e Flora 92 a 33, Real Latina 30, Cittadini Anzio 29, Dilettanti Falasche 28, Lele Nettuno 26, PR 2020, Virtus Latina Scalo 17, Libo Calcio a 5 14, Atletico Rocca Massima 11, R11 Latina chiude a quota 6. E adesso analizziamo nei dettagli come è andato il match tra Fortitudo Pomezia e Cittadini Anzio. Lo facciamo grazie al servizio gentilmente concesso da Paolo Reddaiello e Bruno Ablasio.
panoramica completata e dunque termina qui la puntata numero 21 di Mondo Futsal. A me non resta che ricordarvi l'appuntamento quotidiano, attimo dopo attimo, sempre aggiornato, il nostro sito mondofutsal.net e poi seguiteci anche attraverso youtube.com/mondofutsaltv. Grazie a voi per averci seguito, grazie alla squadra di Mondo Futsal per i servizi e gli approfondimenti, come sempre per ogni settimana, grazie a Marco Dell'Orco per la regia e la parte grafica. È tutto, appuntamento alla prossima settimana, non prima però di avervi augurato una felice, serena Pasqua.